Mamma, mi aiuti per favore? Giovanni, credevo fossi a letto. No, devo finire una versione di latino, ma da solo non ci riesco. Sì, certo. Guarda. Qui dice cum per vastaviset. Cosa? Ah, ecco, perché questa è una forma particolare. Cum per vastavi significa dopo aver devastato. Con grande distruzione, vedi qua, agros, i campi. Mamma, sei un fenomeno. Sei più brava di papà. Ma guarda che quando ci siamo conosciuti all'università ero io che l'aiutavo, sai. Allora volevo fare la professoressa. E perché non l'hai fatto? Perché ho fatto te. Oggi c'è papà in televisione, mi sono dimenticata. E ora sui movimenti del calciomercato sentiamo l'opinione del giornalista sportivo Nicola Lo Iacono. Grazie Piero. Io vi dico subito che sono allibito. Io vorrei parlare del gioco del calcio, invece sento parlare di cifre vergognose. Ma stiamo scherzando? Dico, stiamo scherzando? Nel nostro paese c'è gente che vive con 500 euro al mese di pensione. E non solo, mancano strutture fondamentali e voi date 200.000 euro al mese a un ragazzino che come ideali ha quello di comprarsi la Ferrari e fidanzarsi con una velina. Guarda Lo Iacono, che la nostra società è quotata in borsa e dobbiamo rispondere agli azionisti. E poi il calcio è diventato un business. No, mi dispiace, io non l'accetto questa logica. Non l'accetto. Il calcio, fino a prova contraria, è un gioco, è uno sport in cui 22 ragazzi forti e sani si divertono a inseguire una palla. Non l'accetto la logica del calcio affaristica che ci vuole propinare il cavaliere Silvio Berlusconi. No, Lo Iacono, calmati, adesso che cosa c'entra il nostro grande presidente Silvio Berlusconi, al quale peraltro rinnoviamo tutta la nostra simpatia e la nostra stima? Beh, io non lo stimo, si può dire? Non lo stimo, dico solo, il presidente del Consiglio, aspetta, che predica sull'economia in crisi e poi compra Rivaldo e Nesta, una persona così la mia stima non ce l'avrà mai! Comunque al presidente Silvio Berlusconi, a stima dello Iacono che scrive sulla Serie C, non gliene frega proprio niente. Ma come ti permetti? Io sono stato uno dei più giovani editorialisti del Manifesto, sei un poveretto. Sì. Allora. Mettici la santa che te gonfia come la zappa. Ed ora una breve pausa pubblicitaria, ristorante La Baita, a pochi chilometri dal raccordo anulare, cerimonie, banchetti e la domenica Pay TV per essere vicini alla vostra squadra del cuore, Boni. Addio gettoni di presenza. Addio paghetta del mese d'ottobre.